Benvenuti, bentornati sempre su Florence International Radio, la notte del mistero, consueto appuntamento del giovedì sera alle ore 21. Accanto a me la rossa vera, la vera rossa. In che senso? Riccardo, sì. Piccolo appunto, alle 21.30. 21.30, alle 21.30, sì, no, siamo precisi e puntuali, sono come degli svizzeri o quasi. Oggi abbiamo dei grandi ospiti, quindi lascio a loro la conduzione della puntata. Prego ragazzi, a voi il collegamento in linea. Prego. Buonasera, abbiamo qui un parterre di ospiti importante per parlare di Nadacella questa sera. Dirò subito per primi gli ospiti chi sono, perché ho il terrore di dimenticarmi di qualcuno, per cui vorrei farlo subito. Abbiamo due giornalisti investigativi che si sono già occupati con successo anche di altri casi, sono molto conosciuti, Igor Patruno e Giacomo Galanti dell'Huffington Post, che conosciamo anche per i suoi bellissimi podcast che vi consiglio. E poi abbiamo anche con noi questa sera Marco Sciarretta, che è l'amministratore del gruppo Facebook Omicidi Irrisolti nella Storia della Cronaca Nera Italiana, che gode di ben 32.000 utenti. Da questa sera 32.001, perché mi sono unita anch'io subito prima della puntata. E Marco ha da sempre un grande interesse per il delitto di Nadacella, scusate, di cui parleremo questa sera, il cosiddetto delitto di Chiavari, una vicenda veramente strana e misteriosa, della quale siamo tra i pochi a parlare ancora, vero Igor? Beh, siamo tra i pochi a parlarne in questo momento, perché è un momento un po' delicato, ci sono indagini in corso. Ecco, e cosa è successo? Riassumiamo brevemente. La mattina di lunedì 6 maggio del 1996, il datore di lavoro della ragazza, il commercialista Marco Soracco, trova la sua segretaria in un lago di sangue nel suo studio, rantolante e priva di conoscenza. Una morte davvero strana, perché dopo 25 anni non solo non conosciamo il colpevole, ma non abbiamo nemmeno il movente di questo omicidio. Nada era una brava ragazza, gli inquirenti hanno scavato a fondo nella sua vita privata e non hanno trovato nulla che potesse giustificare un avvenimento del genere. Una ragazza riservata, un po' chiusa, introversa, anche a detta di sua mamma e di sua sorella. Spesso si fa un paragone tra il delitto di Chiavari e quello di Via Poma. Entrambe due ragazze, Simonetta Cesaroni e Nadacella, sole in un ufficio, che non sono state viste entrare e che stanno immettendo dati in un computer e stanno lavorando quando arriva il loro assassino o la loro assassina, perché non conosciamo, nel caso di Chiavari, al momento non possiamo dare per certo il sesso del potenziale assassino. E questa sera affronteremo un tema, il tema delle indagini. Questa è la terza puntata che Florence International Radio dedica al caso di Chiavari, e questa sera affronteremo le indagini perché a maggio di quest'anno sono state riaperte, c'è molta attesa e la Procura di Genova sta procedendo con grande riservo, per cui questa sera verrà condiviso con voi tutto quello che si può condividere, ma senza compromettere le indagini in corso. Giusto, Igor? Beh, certamente, così deve essere. E l'ultima volta che ci siamo occupati di questo caso eravamo rimasti alle impronte, ai capelli, alle formazioni pilifere, alle tracce biologiche reperte. E poi abbiamo accennato anche alle ferite sulla testa della povera Nada, al trauma cranico che ne ha provocato la morte, e questa sera cercheremo di riprendere il discorso cercando di far capire, di far intuire quali nuove strade la procura sta battendo. Io avrei subito una domanda, Igor, perché questi giorni, ovviamente in vista di questa puntata, ho un pochettino rivisto il caso anche io, e ho letto che non si trattava nemmeno solo di ferite alla testa nel caso di Nadacella. Lei è stata ferita, se non sbaglio, anche in altri punti del corpo. È vero questo?
Sì, infatti ne parlavamo anche con Giacomo e ne abbiamo parlato più volte anche con Marco. In realtà si sa poco della relazione autoptica. Allora, io in realtà di relazioni ne sono state fatte numerose nel corso del tempo. Comunque abbiamo una delle relazioni più precise che sono state fatte e io cercherò di raccontarla, naturalmente con grande rispetto per Nada e cercando di far capire e di tradurre un po' il linguaggio dei patologi, che non è sempre diciamo facilmente comprensibile. Le lesioni possono essere divise fondamentalmente, ovviamente bisogna escludere gli interventi fatti nella fase di rianimazione, che purtroppo, come sappiamo, non ha avuto un esito positivo, ma possiamo dire che le ferite sono fondamentalmente di due tipi. Le ferite diciamo che sono state ferite e anche ecchimosi che sono state riscontrate, potremmo dire, per far capire più facilmente a chi ci sta ascoltando, sotto i vestiti. Poi le ferite e le ecchimosi al volto e infine le ferite e i traumi, questi sì, letali, alla testa. Ecco, diciamo che le ferite che sono state ritrovate appunto spogliando il corpo, quindi sotto, Nada indossava, oltre a dei pantaloni leggeri, una camicia e un maglioncino, sono appunto lesioni che vengono definite ecchimotico escoriative, quindi presentano sia l'ecchimosi che appunto forme escoriative della pelle, e sono presenti sulla guancia sinistra, sulla spalla destra, negli avambracci e nei gomiti, maggiormente a sinistra, nell'ala iliaca destra, sul dorso della mano sinistra, sulla coscia sinistra e sull'emivolto sinistro, e poi c'è una ferita lacero contusa al mento. Ecco, queste ferite, dice il patologo, sono state portate con mezzi naturali, probabilmente è una delle ipotesi, ovvero con pugni o calci, oppure con un mezzo, quindi con qualcosa che l'aggressore teneva in mano, privo di punte aguzze o spigoli vivi. Diciamo che per quello che riguarda alcune di queste contusioni, di queste ferite, soprattutto per quello che riguarda le contusioni, si dice fondamentalmente che non si può, molto probabilmente in riferimento del dottor Merlano, che firma appunto questa relazione, non si può nemmeno escludere che alcune di queste contusioni siano state provocate da manovre, no, durante la rianimazione. Ecco,
per quello che riguarda questo primo gruppo di lesioni non si può aggiungere altro. Per quello che riguarda il secondo gruppo di lesioni, che hanno diciamo che sono una decina e riguardano fondamentalmente la testa, il capo, sono, possiamo dire questo, sono ferite per la maggior parte tra i 5 e i 7 centimetri di lunghezza e mostrano appunto i caratteri delle classiche ferite lacero contuse del cuoio capelluto e hanno una morfologia a margini abbastanza netta, cioè si riconosce facilmente la spaccatura nella pelle del cranio. E sono attribuibili, e questo è il dato importante, ad uno specifico mezzo di contusione che viene definito come relativamente pesante e di una lunghezza battente, quindi la parte che colpisce la testa, almeno diciamo uguale a quella delle lesioni, ma non si esclude che possa essere anche leggermente più grande. E poi c'è una terza lesione che probabilmente è stata quella letale, anzi che certamente è stata quella letale, ed è a sinistra, nella zona frontotemporoparietale, ed è definita dal patologo che ha redatto appunto questa relazione, e la definizione lascia capire la gravità della lesione, come un complesso plurifratturativo infossato. In altre parole, questa lesione ha mutato la forma del cranio della vittima e investe la testa per un diametro di circa 12 centimetri in lunghezza, quindi con irradiazione alla base cranica. Da cosa è stata provocata questa lesione? Ecco, ci sono due possibili interpretazioni secondo appunto il patologo Merlano. La prima interpretazione è quella di un meccanismo traumatico legato ad un singolo urto, portato però con una grande forza. Quindi è come se la testa fosse stata presa e sbattuta, diciamo, contro il pavimento o contro il muro, oppure la testa fosse stata colpita da una, con grande forza appunto, da un oggetto con un'ampia superficie, ma è molto più probabile più che l'oggetto qui, no, sia stata la forza battente, ecco, a determinare l'insieme di fratture. L'altra ipotesi è che appunto si sia trattato di più colpi violenti e ravvicinati, ovviamente. Quindi alla fine il patologo dice:
i rilievi fotografici non consentono di capire se appunto ci troviamo di fronte ad un unico colpo oppure ad una serie di colpi successivi. Ecco, questa è in sintesi la geografia delle lesioni, delle fratture che sono state riscontrate sul corpo di Natacella. E lasciami dire che dopo averne parlato, dopo averle lette, dopo averne parlato questa sera qui in radio, insomma, ecco, ci troviamo certamente di fronte all'orrore. Una cosa del genere è la manifestazione dell'orrore. Ecco, spero di aver risposto alla tua domanda, Deborah. Io credo che possiamo in qualche modo continuare a fare il nostro ragionamento, i nostri ragionamenti sul delitto di Chiavari, cercando di capire che cosa sta accadendo in procura a Genova, ma soprattutto cercando di capire quali tra i tanti reperti che appunto sono stati individuati, sequestrati, analizzati, si sta muovendo l'indagine. Non è facile parlarne e soprattutto è anche complicato farlo, perché come ha detto Deborah c'è un grande riserbo da parte della procura ed è giusto che sia così. Però una prima cosa la possiamo dire, anche perché diciamo che è stata rivelata da tempo da Giuseppe Pizzo, che ha fatto un servizio per Chi l'ha visto. Come molti avevano avvertito, sulla scena del crimine sembra esserci stata una presenza femminile. Almeno questo è quello che sembra emergere. Naturalmente non c'è nessuna certezza. Perché sembra emergere? Perché la signora delle pulizie, la signora che faceva le pulizie nel palazzo dove appunto è stato commesso l'omicidio, intorno alle 7.35, 7.40, l'orario non è certissimo, però la signora delle pulizie l'aveva detto subito agli inquirenti, quindi non si tratta di un ricordo postumo come spesso accade, no? Un ricordo postumo alle prime indagini, voglio dire, intendo dire. Naturalmente quando Pizzo, per Chi l'ha visto, per la trasmissione Chi l'ha visto, l'ha intervistata, la signora ha confermato. Che cosa? Ha confermato di aver visto uscire una donna non particolarmente alta, lei dice chiaramente con i capelli biondi, con i capelli chiari. E una persona aggiunge che non aveva mai visto, ora era un anno e mezzo che appunto la signora lavorava nelle scale di quella costruzione, di quel palazzo, e quindi è evidente che ha una conoscenza abbastanza precisa dei condomini. Ora, noi non sappiamo se appunto ha visto uscire magari una condomina che conosceva poco. In realtà, da quello che
siamo riusciti a ricostruire lì, lì dentro tra i condomini del palazzo di Bionda ce n'era solo una, le altre avevano capelli castani, almeno questo è quello che emerge dalle carte che abbiamo avuto modo di leggere. Lei precisa bene una cosa poi. Sì. E però l'unica persona bionda che in realtà è entrata e uscita più volte quella mattina, che si chiama Luciana Signorini, in realtà la signora delle pulizie la conosceva molto bene e quindi sarebbe da escludere, è da escludere. Ecco, partendo un po' da questa, anche da questa, diciamo, deposizione, no? Dalla deposizione della signora delle pulizie, abbiamo cercato di capire se tra le tracce repertate ce ne sono alcune che possono aiutarci, portarci oltre, no? Farci comprendere di più che cosa sta accadendo. In realtà ce ne sono almeno due. Poi in realtà si è parlato anche di molte altre cose, ma diciamo che al momento è preferibile non andare oltre, proprio per attenerci al riserbo della procura. Però di queste cose, delle cose che sto per mostrarvi, in realtà se ne è parlato, se ne è parlato in interviste, se ne è parlato in vari servizi giornalistici, quindi diciamo che gli elementi che ho selezionato, che io ritengo più interessanti, sono fondamentalmente due. Il primo viene dalla poltrona. Ecco, questa è una foto, della poltrona dove siedeva Nadacella. Questi puntini, queste strisce bianche che vedete indicano in realtà delle tracce ematiche. Igor, scusa, sì? Se ti interrompo, ma per chi ci ascolta in radio e pertanto non sì, ci sì, può vedere... Sì, ma infatti sto cercando di descrivere, okay, no? Perfetto, ottimo. Sto cercando di descrivere. E in questa immagine mostriamo invece dei tasselli sempre che sono stati fatti a partire da quella poltrona. Questa è in qualche modo la forma attuale delle tracce che sono state repertate appunto quel lunedì 6 maggio 1996. Ecco, qual è la caratteristica di queste tracce? Beh, io voglio in qualche modo dirvela così come è scritta nella perizia, e nella perizia c'è scritto che da alcuni di quei tasselli e da un'altra, diciamo un altro reperto, che è la camicia di Nada, ecco, io ne faccio vedere una parte, no? Questa è una parte della camicia di Nada, e che è alla forma in questo momento appunto è stata completamente aperta, quindi ha la forma di uno straccio, no? Coperto di macchie di sangue. In questa zona che è indicata con la lettera M, ecco, che cosa c'è? Bene, in almeno due dei tasselli della poltrona e dalla camicia emerge un profilo genetico misto. Un profilo genetico misto, riferibile a due diversi soggetti
femminili. Uno è compatibile con quello di Nada Cella. Quindi questi due reperti di cui abbiamo parlato poc'anzi, quello ricavato dal tampone fatto sulla camicia di Nada e quello fatto partendo dai tasselli ricavati dalla poltrona dove Nada usava sedere, ebbene contengono un profilo genetico femminile oltre a quello della vittima, oltre al suo. Poi in realtà per un certo periodo è stata prestata grande attenzione ad altri due tasselli che vennero fatti pochi giorni dopo, il 16 maggio, in un sopralluogo del 16 maggio, sulla parete anteriore della stanza appunto dove lavorava la vittima. E sono dei tasselli fatti dalla tappezzeria, dalla carta da parati, ecco, insomma. E questi tasselli contengono delle tracce ematiche. Si è parlato a lungo di una impronta sulla quale già da moltissimo tempo una delle prime diciamo notizie vengono date dal secolo XIX, nel dicembre del 2017, ecco, quindi si parla di questa impronta, no, che in qualche modo, o su cui la procura stava lavorando per tentare di ricostruirne, essendo una impronta parziale, di ricostruirla attraverso un programma, diciamo, statunitense. Sappiamo che gli Stati Uniti su queste cose, diciamo, sulle ricerche forensi sono all'avanguardia, insomma, in qualche modo fanno scuola anche in Europa. E quindi questo programma adottato dalla scientifica di Genova, con questo programma avrebbero tentato la ricostruzione, ma poi in realtà se ne è saputo poco o nulla. Ecco, questa sembra essere la situazione al momento. Altro penso che non si possa dire, se non quello appunto che è stato raccontato sempre da Giuseppe Pizzo per il servizio di maggio mandato in onda da Chi l'ha visto, ovvero che ci sarebbe una, tra virgolette, spasimante, non so come definirla in altro modo, che in un periodo compreso tra il dicembre del 1995 e appunto l'aprile del 1996 sarebbe andata a fare visita al commercialista, perché dice il commercialista, dice Marco Soracco, aveva da compilare un 730. Ora però il problema è che questo soggetto femminile fa visita allo studio di Marco Soracco quando Marco Soracco non c'è. In realtà, ad aprirle e a farla entrare e a raccogliere le sue richieste c'è Nada Cella. Poi, sempre Soracco, intervistato da Giuseppe Pizzo, dice di non averla più vista in ufficio. Quindi
abbiamo questa presenza quasi come quella appunto di un fantasma che appare e poi scompare, almeno relativamente all'attività professionale di Soracco, perché del resto in realtà si sa poco o nulla. Soracco ha precisato alcune cose quando Giuseppe Pizzo lo ha intervistato. Tra le cose che ha precisato c'è quella relativa al fatto che lui insomma cascava dalle nuvole relativamente all'appellativo usato all'epoca, perché se ne parlò, ecco, diciamo così, se ne parlò nei primi giorni dell'inchiesta, cioè quello di spasimante, di proposta matrimoniale. Soracco dice che non ne sapeva assolutamente nulla, cioè che era totalmente inconsapevole, no, che questa persona potesse avere un interesse nei suoi confronti, e anche sull'interesse di questa persona, beh, insomma, abbiamo delle informazioni molto frammentarie, certamente non dirette. Ecco, io per il momento mi fermerei qui, perché ho cercato di raccontare che cosa è accaduto in questi mesi, su quali reperti, su quali tracce biologiche si è concentrata molto probabilmente la procura. Ho accennato a questa, possiamo dire, misteriosa figura femminile che fa almeno un'apparizione certa, cioè quella nello studio di Marco Soracco, quando però Soracco non c'è. Poi c'è questa, quasi questa visione, no, della signora delle pulizie, che vede uscire una giovane che esce dal portone, scende le scale, esce dal portone molto velocemente. Diciamo con i capelli chiari, mentre faccio sempre riferimento a qua, all'intervista di Marco Soracco, la persona che ha fatto visita allo studio di Soracco e quindi che ha certamente incontrato Nada Cella ha i capelli neri, e poi nulla più. Però insomma credo, Marco, che abbiamo aggiunto un po' di elementi. Direi parecchi, decisamente. Ecco, magari poi vediamo se Marco ha voglia di commentare, e poi noi volevamo intanto, cioè io e Marco, perché poi questa è un po' una nostra responsabilità, volevamo fare una precisazione, perché avevamo indicato a proposito del famoso scontrino. Allora spieghiamo per chi non c'era, spieghiamo per chi non sa. C'era stato un equivoco. Ecco, c'era stato un equivoco che adesso chiariamo. Allora, sì. La mamma del commercialista, la signora Marisa Bacchioni, diciamo che molto probabilmente preoccupata che i condomini potessero calpestare il sangue, la scia di sangue lasciata sul pianerottolo, sulle scale e anche nell'ingresso dell'appartamento ove sito lo studio, ad un certo punto si mette a lavare pianerottolo, scale e purtroppo anche una parte
a questo almeno a detta dei poliziotti intervenuti, una parte dell'appartamento, in particolare il locale di ingresso. Mentre sta lavando le scale con uno straccio, sta pulendo, sta ripulendo il sangue, trova uno scontrino, lo scontrino di un bar, dove è segnata una consumazione ed anche un orario. Bene, parlandone, poi questo scontrino, secondo Marisa Bacchioni, lei lo avrebbe poggiato sul lavandino. Secondo la scientifica, lo scontrino viene ritrovato nel cestino della cucina, che si trova sotto il lavabo. Allora, questo è l'antefatto. Noi avevamo detto che quello scontrino apparteneva al papà della Signorini. Sì. In realtà, di Luciana Signorini. In realtà non è così. Io vi leggo il brano del verbale che dell'informativa redatta proprio quel giorno dal vice ispettore Fausto Strufo, che dice quanto segue: l'accertamento effettuato sullo scontrino fiscale numero 19 rilasciato dalla spaghetteria Snack Bar Entella, sita nella omonima via, in data 5 maggio 1996, evidenziava, come riferito dal titolare, c'è il nome del titolare che ovviamente non riporto, in atti generalizzato, che lo stesso scontrino era stato rilasciato alle ore 19:58 relativamente al pagamento di un cappuccino consumato da una donna descritta con capelli sul biondo, abituale frequentatrice del locale e residente in via Marsala. Via Marsala è la via dove si trova appunto lo studio Soracco e dove è stato commesso l'omicidio. Il titolare precisava che la donna, diciamo, aveva, tra virgolette, problemi di natura psichica. E a questo punto l'individuazione diventa abbastanza semplice, perché in effetti la polizia sa che nel palazzo c'è una donna abbastanza giovane che si chiama Luciana Signorini, che da qualche anno manifesta dei problemi appunto di natura psichica e che è in cura per questi problemi. Quindi questa è una precisazione che andava fatta. C'è un'altra, diciamo, questa volta invece direi una conferma. L'altra volta avevamo parlato della focaccia dimenticata, no? Avevamo parlato per dire che evidentemente Nada doveva essere preoccupata. Anche qui raccontiamo l'antefatto. L'antefatto è che Nada, andando in ufficio con la bicicletta, si ferma presso un panificio, prende tre pagnottine e poi prende una focaccia. Ecco, qui c'è un aspetto abbastanza, secondo me, abbastanza dolce che voglio ricordare, no? E cioè che la commessa, che appunto all'epoca lavorava in questo panificio e che si chiama Cristina, diciamo solo il nome, in realtà rincorse davvero, cioè rincorse, insomma, vedendo la focaccia, cioè Nada appunto uscendo lascia la focaccia sul bancone. La commessa, vedendo la focaccia, fa immediatamente
diciamo, capisce immediatamente che è stata una cliente che conosce di vista a lasciarla, la prende, gira intorno al balcone ed esce per cercare di ridargliela, ma Nada è già andata via, si è già allontanata. In realtà via Marsala dista poco più di 400 metri dal panificio, ma ovviamente Cristina non ne sa nulla, e poi ovviamente non avrebbe mai potuto, no, andare oltre, diciamo, l'uscita del panificio. Però questo è un gesto carino, è un gesto bello, no? È un gesto che accompagna purtroppo il percorso di Nada verso le sue ultime ore di vita, ma è proprio perché è un gesto bello ho voluto ricordarlo. Ma Igor, senti, Nada quella mattina si stava recando in ufficio in anticipo, no? Era in anticipo. Lei quella mattina l'aveva iniziata piuttosto di corsa, perché si era offerta di accompagnare sua mamma, che era una bidella a scuola, presso il lavoro, perché la mamma non avrebbe potuto poi parcheggiare, insomma. Allora l'ha accompagnata lei e poi è tornata a casa, ha sbrigato delle faccende domestiche, rimesso a posto i letti, poi ha apparecchiato addirittura per il pranzo. Per due, cioè, per due, perché per lei due. tornava a casa a pranzo. Ecco. Poi si è cambiata per andare in ufficio, ha preso la bicicletta, è andata in questa panetteria per prendere questa focaccia, ma era comunque in anticipo sull'orario di entrata in ufficio, perché se non sbaglio era le 9. No? Era molto in anticipo, sì. Molto in anticipo. Allora io mi chiedo, se era molto in anticipo e non in ritardo, no? Aveva però la testa un po' via quella mattina, lei, no? Era un po' qualcosa la distraeva. E poi, quando ne vorrete parlare, c'è stato il sabato precedente, no? I fatti ne avevamo sabato... già. Ne avevamo già parlato, sì, proprio nella prima. Sì. In realtà, se posso ricordare, ecco, cioè, la ragazza Nada era già piuttosto agitata quella stessa mattina del lunedì, perché la madre stessa lo ricorda molto bene. Nada era in piedi fin dalle 6 della mattina e raccontò in maniera specifica sua madre che aveva perso il sonno addirittura per questa agitazione particolare che aveva, e la notò palesemente agitata fin dalle 6 della mattina. Ecco, quindi questo poi stato di agitazione è una cosa su cui già abbiamo discusso anche nell'ultima puntata precedente. È uno stato di agitazione che si riconduce anche, penso inequivocabilmente, anche al sabato mattina, perché come si sa poi Nada il sabato fa delle cose, qualcosa di strano la fa, perché un sabato è l'unico sabato, come si sa, in cui in 5 anni lavorativi presso lo studio, proprio quel sabato, l'unico sabato, lei si è recata in ufficio. Ma poi oltretutto mi sembra di capire che quel sabato lei si recò nell'ufficio due volte. Una prima volta e non c'era nessuno, e c'è una traccia di attività del computer intorno alle 8 di mattina. 8 e 17. E una seconda volta Nada si reca in quell'ufficio quando lì c'è la mamma del dottor Soracco insieme a una domestica, no? Ma poi un'altra notazione interessante: la mamma di Nada dice mia figlia non esprimeva i sentimenti in modo aperto, e a volte veniva da me con dei fiori, no? Mi portava i fiori perché questo era il suo modo di dirmi che mi voleva bene, però evidentemente non lo diceva, per cui Nada era una persona che esprimeva i moti del suo animo con delle azioni, con dei fatti, ma non li raccontava perché era fondamentalmente era una ragazza un
po' introversa. Oppure li raccontava, diciamo, nei diari. Nei diari sì, è vero. Un po' si apriva, raccontava un po', parlava un po' dei suoi pochi amori, oppure delle cose che accadevano con le sue amiche. Ecco, allora, prima di magari metterci a commentare, no? Ci sono due cose che vorrei, di cui vorrei ancora parlare molto rapidamente, e poi vorrei che Giacomo ci raccontasse un po' la storia delle indagini invece, naturalmente a grandi linee, perché entrare troppo nei dettagli ci vorrebbero ore e ore e ore di trasmissione. Insomma, diciamo che ci troviamo di fronte a svariate riaperture, a svariati soggetti attenzionati, quindi insomma è una situazione abbastanza complessa. Quindi proporrei di intanto chiudere questa prima parte che riguarda la riapertura che c'è stata a maggio, e quello abbiamo cercato di capire che cosa sta accadendo. Poi cercheremo di fare un po' di tracciare un po' le linee investigative, le indagini che ci sono state, chi le ha fatte, come le ha fatte. Ecco, vorrei chiudere con una immagine che poi in realtà non si vedrà molto bene, che è quella di un bottone. È un bottone molto particolare, diciamo che è stato già fatto vedere, ad esempio, da chi l'ha visto svariate volte, è già stato fatto vedere in svariate situazioni. Descriviamolo. Questo bottone ha una caratteristica, ha una stella, poi dei segni, non, naturalmente la fattura non è particolarmente raffinata, almeno non quella di questo bottone. Mm. In realtà il bottone ha il disegno di quello che viene chiamato il Gran Sigillo dello Stato dell'Oklahoma. Ora, che c'entra questo? In realtà quel bottone entra in produzione e va a ornare capi magari non particolarmente raffinati, non questo, ecco, perché appunto non è precisissimo, no, nella ricostruzione del disegno. Ce ne sono alcuni che invece hanno una precisione molto molto maggiore, no, rispetto al disegno che vi è impresso. Vanno ad ornare capi presumibilmente sportivi, tipo appunto giacche sportive, spolverini di vario tipo, ecco, oppure anche oggetti di cuoio, eh? abbigliamento vintage, esatto. E praticamente appunto si tratta di un oggetto, questo poi alla fine emerge dalla ricerca che viene fatta nel 1996, di un oggetto prodotto da svariate fabbriche. Perché prodotto da svariate fabbriche? Perché non c'è il copyright, cioè non chiunque può effigiare un bottone o qualsiasi altra cosa con questo sigillo, Gran Sigillo, così viene chiamato, dello Stato dell'Oklahoma, liberamente. Non c'è alcun copyright, quindi è chiaro che sulle cose un po' particolari, sulle quali non c'è copyright, beh, insomma, c'è grande interesse, ad esempio, di chi produce, ad esempio, bottoni oppure oggetti di cuoio. Ecco. Penso, Igor, scusa, ecco, comunque questo è già all'epoca, nel 1996, quel bottone, se ben ricordo, era, io questa cosa la vidi bene,
era in commercio già in Italia da almeno 10 anni. Esatto. La ricerca che viene fatta dalla polizia dimostra questo, che l'ha dimostrato. Esatto, che era in commercio in Italia da almeno 10 anni e che c'erano addirittura nella zona almeno 3 produttori che lo riproducevano con varie qualità. Perché questo bottone è importante? Perché è stato trovato praticamente immerso nella chiazza, nella grande chiazza di sangue, 1 metro per 1,5 metri, sulla quale era disteso il corpo della vittima, il corpo di Nada. E poiché abbiamo la certezza che non appartiene a Nada, abbiamo la certezza, o abbiamo quasi la certezza matematica, che non appartiene nemmeno al commercialista, anzi possiamo dire che abbiamo la certezza che non appartiene al commercialista o a suoi congiunti, che non appartiene alla donna delle pulizie, alla domestica, insomma, della famiglia Bacchioni, che si reca a fare le pulizie in quell'ufficio. Quindi diciamo che c'è una ragionevole certezza che appartenga a chi ha commesso il delitto. Quindi posso aggiungere qualcosa sul bottone? Vai. La ricerca è particolarmente difficile, anche perché l'Italia, molti non lo sanno, è stata per tantissimo tempo il paese leader mondiale nella produzione dei bottoni, al punto che noi avevamo, e c'è ancora a Piacenza, una fiera annuale dove tutta l'industria del bottone del mondo si riunisce. E poi adesso, mano a mano, negli anni, molta di questa produzione è stata delocalizzata in Cina, in Asia, però noi siamo il paese dei bottoni, tra le altre cose, ok? Questo bottone in particolare, quindi, è difficile da trovare perché l'Italia comunque pullula di produttori di bottoni, soprattutto il nord Italia, ce ne sono tantissimi nella zona di Bergamo, in Lombardia. E questa è una cosa. Seconda cosa, è difficile capire se è un bottone per abbigliamento da uomo o da donna, perché il discorso del grizzly, del gran sigillo dell'Oklahoma, è un discorso da abbigliamento casual, sportivo, un po' unisex. Terza cosa però possiamo dire, se guardiamo sotto il bottone, non è un bottone da jeans o da giubbotto jeans, perché sotto ha un anellino di metallo. Praticamente la parte per attaccare il bottone all'indumento è un anellino di metallo, non è il cilindretto di metallo che si usa per incastrare i bottoni e gli automatici dei jeans o dei tessuti in cotone denim più pesanti. Detto questo, per cui potrebbe appartenere sì a un cardigan, potrebbe appartenere anche a uno spolverino, giustamente, perché quello è un bottone da capospalla. Capospalla vuol dire che può essere una giacca, può essere un cardigan, uno spolverino, un giubbino leggero. E sarebbe interessante poi, insomma, poi va detto anche questo, che l'anellino è di metallo, per cui sono quei bottoni con l'anellino di metallo che facilmente si staccano, perché il metallo usura il filo con cui il bottone è cucito all'indumento. Mi sarà capitato molte volte di dover rinforzare dei bottoni di questo genere, per cui poteva essere un bottone già un po' pericolante, perché con l'anellino di metallo aveva segato il filo del capo che era indossato dalla persona e che la colluttazione ha tirato giù. Ok? Questa è una cosa che possiamo dire. Possiamo escludere che fosse un bottone da camicia o per altri capi, sicuramente da capospalla. Però se è un bottone da uomo o da donna, questo non lo possiamo dire, a mio parere. Bene, allora, Giacomo, a te il microfono, come si dice. Bene. Allora, innanzitutto, ciao a tutti. Ma guardate, per me dobbiamo partire da quello che diceva Igor sulle indagini che sono in corso e che hanno grande riserbo, no? Secondo me il grande riserbo
cioè anche per un motivo, perché se dopo 25 anni ancora non si è risolto un caso, evidentemente le indagini che sono state fatte in questi 25 anni troppo bene non sono state fatte. Quindi il riservo è anche una precauzione, perché insomma non si sa poi evidentemente se, cioè io, bisogna parlarci chiaro, la prova scientifica è molto importante soprattutto per un cold case come questo, però come tanti processi ci dicono, solo con la prova scientifica è molto poi difficile riuscire a portare a processo una persona e condannarla, perché oltre, come dicono tanti manuali di procedura penale, di diritto penale, oltre alla prova scientifica c'è bisogno anche di tanti altri elementi che possono essere fatti solo anche con gli strumenti di indagine tradizionale. Va bene, questa è la premessa che volevo fare. E qui noi l'indagine parte... Vabbè, c'è un elemento, l'abbiamo già detto tante volte, sfortunato, quando Nada viene portata via dall'ufficio ancora non si è compreso che è stata uccisa, quindi il luogo del delitto viene contaminato, cambiato, trasformato, eccetera. Quindi, però noi sappiamo che nel giro di pochi giorni il procuratore della Repubblica Filippo Gebbia, insieme all'investigatore Pasquale Zazzaro di Chiavari e il capo dell'omicidi mandato da Genova, Gonan, puntano su Marco Soracco, il commercialista, il datore di lavoro di Nada, un po' perché questo è un soggetto che apparentemente non tradisce emozioni davanti alla sua dipendente uccisa in quella maniera, un po' perché insomma diciamo si verrà a sapere che con un suo amico si era lasciato andare a dire che chissà cosa succederà, tra poco sta a vedere che dentro l'ufficio succederà un botto, eccetera, così. Però poi, come ha detto Soracco nell'intervista che prima citava Igor a Chi l'ha visto, ha detto anche che insomma dopo un po' di tempo, quando si capisce che non ci sta una prova a carico di Soracco, un investigatore o qualcuno insomma che stava facendo le indagini gli dirà vabbè, ti abbiamo preso in mezzo, perché in quel momento non potevamo farne a meno. Capite che questo non è il modo per non è proprio un modo eccellente o preciso per fare le indagini, ecco. Si perde un sacco di tempo e soprattutto c'è il rischio che le piste che subito all'inizio possono essere calde, possono essere, insomma, all'inizio delle indagini, una persona che si è macchiata di un delitto del genere, se capita in un interrogatorio eccetera, ancora non è ancora riuscita insomma a freddare il suo animo, a essere tranquilla, eccetera. Poi più passa il tempo, più segue una pista che poi si rivela sbagliata, è ovvio che poi diventa molto difficile. Poi un'altra indagine che viene fatta, come ricordavate prima, a questa ragazza, la Signorini, questa ragazza che aveva dei problemi, aveva avuto una storia d'amore andata male a suo dire, che l'aveva colpita a fondo, e insomma era mentalmente disturbata. E anche questa indagine non va a buon fine, non va. Questa persona è morta, quindi chissà, dal riservo delle indagini, mai dire mai, questi frammenti, questi nuovi DNA potrebbero essere anche comparati. Noi non lo sappiamo, perché noi non sappiamo al momento se l'indagine è a carico di ignoti o a carico di persone precise. Non lo sappiamo. Diciamo anche che, lo dico da giornalista, cioè è molto strano che da quando a maggio hanno annunciato la riapertura del caso, poi se andate a cercare tra i giornali, nei canali di ricerca, non abbiamo una notizia, non sappiamo nulla. Sì, c'è questo servizio di Chi l'ha visto, ok, ma non sappiamo nulla, non sappiamo
cosa hanno fatto quest'estate, se hanno interrogato qualcuno. Esattamente. Dopo del servizio di chi l'ha visto non c'è più niente, infatti. Si hanno comparato, come siamo messi coi reperti, non lo sappiamo. Ecco. Allora, qui noi abbiamo una mamma che chiede giustizia da 25 anni. E lei stessa è sempre stata molto critica con chi ha fatto le indagini. A un certo punto lei crede che sia stata dimenticata sua figlia. Noi, perché noi abbiamo studiato quello che abbiamo, i giornali, le carte, le interviste, no? E quindi ci facciamo un'idea da quello. Noi non siamo gli investigatori, quindi noi ci facciamo un'idea di quello che c'è. Ok. Quando noi sottolineiamo la questione che Nada il sabato va in ufficio, fa andare il computer, fa delle ricerche, quella mattina quando verrà uccisa va prima al lavoro del solito, no? E quando noi citiamo i diari in cui lei scrive che insomma in quel lavoro non si trova tanto bene, si era stancata, non le stava neanche più tanto simpatico il datore di lavoro. Ecco, queste cose qui poi emergono perché all'inizio delle indagini, il primo anno, l'indagato principale è il suo datore di lavoro. Però io mi chiedo, se noi pensiamo una cosa, quanti di noi avranno parlato col proprio compagno, con la propria compagna, con suo padre o con sua madre, o scritto un messaggino a un amico o un'amica che si era rotto le scatole del proprio datore di lavoro? Ma penso che sia successo a chiunque. E quando poi, se andiamo a vedere, magari col datore di lavoro c'era anche un discreto rapporto, oppure un rapporto indifferente. Però tanti di noi, credo, i più, qualche volta si saranno sfogati nei confronti del proprio datore di lavoro. Altra cosa, quella mattina lei arriva presto, arriva prima del solito, ma lei ha accompagnato la madre al lavoro, quindi è andata presto, è tornata a casa, ha messo a posto, magari ha detto, vabbè, già che ci sono, vado a lavorare, non sto a guardare quando entro, eccetera. Perché dico questo? Perché secondo me questi qui sono elementi che potrebbero portarci su una pista abbastanza segnata, che poi non ha portato a nulla. Quando invece, come prima descriveva Igor, raccontava dell'autopsia, quel delitto, quel tipo di omicidio è un qualche cosa che fa trasparire una rabbia feroce, una gelosia, un sentimento quasi di odio, diciamo, no? Io direi proprio di odio. Ecco, di odio. No, io non so chi sia stato, ci mancherebbe, ma secondo voi uno come Marco Soracco, che fa un delitto del genere nel suo ufficio, nel palazzo dove ha anche la sua abitazione, e soprattutto poi telefona alla polizia, alla madre, dice venite a vedere, eccetera, ma una roba che non lo so, cioè, ditemi voi. Va bene, torno comunque alla cronologia dell'inchiesta. Sono un po' polemico perché comunque dopo 25 anni è veramente, sarebbe ora che se c'è qualche cosa venisse fuori. Comunque no, niente, allora noi abbiamo detto, c'è stato Marco Soracco che è stato il primo indagato, è stato un po' il mostro da sbattere in prima pagina, sappiamo tutto di lui, sappiamo che è un fervente religioso, sappiamo cosa fa sua mamma, cosa faceva suo babbo, sappiamo che c'aveva la passione per le camminate, per la danza, no? Andava a ballare in un vecchio teatro, in un vecchio cinema, quindi sappiamo tutto di lui. Poi le indagini naturalmente poi si archiviano, poi riprendono e vanno su questa ragazza che ha qualche problema. Ci sono delle intercettazioni telefoniche in cui la mamma di questa ragazza, parlando con la sorella, dice... E lei va sempre avanti e indietro, io che ne so a che ora lei è uscita, è entrata.
certo punto si chiedono quasi tra l'incredulo se possa essere stata lei, ma che ne so, cioè, sono cose strane, no? Però comunque non c'è nulla contro di lei, almeno fin quando c'è stata l'inchiesta, poi viene archiviata. Poi va su un binario morto l'inchiesta, no? Poi invece, dopo 15 anni, il PM Silvano Brancaccio, che poi ha preso l'indagine, è il nuovo titolare dell'indagine dopo Filippo Gebbio, riapre l'indagine. Perché? Perché dobbiamo, noi mi sembra che l'abbiamo anche già detto, dove abitava Nada con sua madre, ci stavano anche una famiglia di albanesi, con cui lei qualche volta addirittura si era offerta di badare i bambini, di dargli una mano, però poi qualche volta ci aveva anche litigato, pare per, non so, se gli avessero chiuso l'automobile, non riusciva a uscire dalla strada, eccetera, così. Ecco, insomma, cosa succede? Succede che alcuni albanesi in quel periodo lì erano stati arrestati per un giro di racket, insomma, e quindi Brancaccio ha questa intuizione, dice, ma non è che questi erano gli stessi con cui aveva avuto a che fare Nada, oppure l'avevano magari vista, eccetera. Però poi anche quella è una pista che non va da nessuna parte. Ecco. E siamo arrivati a oggi, siamo arrivati improvvisamente, anche queste qui sono cose, permettetemi di dire, da film americano, cioè l'annuncio della riapertura delle indagini il giorno del delitto, il 6 maggio, cioè, con il procuratore Cozzi, che adesso è andato in pensione, il procuratore capo della Procura di Genova, che è andato in pensione, a cui bisogna dare il merito comunque di aver insistito perché questo caso venisse riaperto, che però ha detto una cosa, mi pare sempre nell'intervista a Chi l'ha visto, oppure in una televisione locale, non me lo ricordo questo, però dice una cosa secondo me molto interessante. Oltre a dire che sono stati trovati questi reperti in cui ci sono due DNA, uno maschile e uno di profilo femminile, e che quindi, insomma, con le nuove tecnologie si cercherà di arrivare a qualche cosa di concreto, a un certo punto dice anche che chiede a colui o colei che si è macchiato di questo delitto di costituirsi. Ecco, diciamo che nella storia della giustizia, anche recente, purtroppo non porta molto fortuna quando si va davanti alle telecamere e chiedere di costituirsi. Ricordiamo una bomber, io ricordo telegiornale in cui il procuratore andò davanti alla telecamera e disse: sappiamo chi sei, costituisciti, ancora oggi non sappiamo chi sia. Anche, e ritorniamo all'altro caso di cui parliamo spesso e che accomuniamo, il delitto di Chiavari, che è il delitto di Via Poma, c'è stato un momento in cui il questore di Roma in prota andò in televisione, una delle prime volte in cui c'è questa spettacolarizzazione mediatica, in cui appunto un uomo delle istituzioni, della legge, che va davanti alle telecamere e dice all'assassino: costituisciti, abbiamo capito, insomma, chi sei. Quindi non lo so, cioè, mi viene da pensare che in procura forse nutrano anche qualche speranza che magari con quello che c'hanno in mano, che noi naturalmente non sappiamo, oltre ai due dettagli dei reperti con questi profili di DNA, magari possono credere che davanti a queste pressioni il presunto assassino, la presunta assassina, magari sentendosi alle strette, chissà, possa dire qualche cosa. Questo è quello che volevo dire. Sì, ecco, appunto, come ha precisato Giacomo, anche io prima ho fatto ovviamente delle ipotesi, perché in realtà certezze su gli elementi intorno ai quali la procura sta lavorando, diciamo che non le abbiamo. Quindi, poiché queste sono le cose delle quali si è parlato, si è accennato in questi mesi, abbiamo tentato di spiegarle meglio, di raccontarle meglio, di far capire quali sono questi elementi. Ecco, Marco, che ci dici? Vai. Io convengo con Giacomo, sono d'accordo con lui anche quando
cioè quando dice che insomma il gesto, ecco, in sé per sé del dottor Cozzi, il procuratore che adesso non c'è più perché è in pensione, quando si è rivolto pubblicamente facendo questo appello, ma francamente, e aggiungo purtroppo, dopo 25 anni, pensare che questo possa accadere, insomma, una persona si passi una mano sulla coscienza così, se dovrebbe passare parecchie di mani sulla coscienza, però purtroppo io la vedo una cosa molto 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 remota, insomma, non si è mai verificata una cosa simile. Vorrei tanto che si verificasse, ma purtroppo tutti noi lo vorremmo, ma non sinceramente è accaduto anche per, come ha detto lui, per via Poma, quindi anche in quel caso lì, ma qui purtroppo è che più passa il tempo e più ci troviamo in questa situazione. Allora le indagini sono state fatte in quel modo, si sono arenate, delle lacune ci sono senz'altro state, questo è più che evidente, ma anche la frase che poi ha detto quando gli stessi inquirenti hanno attualmente poi detto a Marco Soracco, dice: guardi, ce l'eravamo presa un po' con lei perché non avevamo altro in mano. Quindi con questo penso che abbiano detto già tutto, ecco, rivolgendosi a lui così, perché non, alla fine, già dall'epoca, una volta scartato Marco Soracco, si sono trovati, e tranne se ci mettiamo un po' quella piccola parentesi di Luciana Signorini, che poi anche quella è finita su un binario morto e si sa perché, per il resto sono brancolati nel buio, questo mi sembra evidente. Fortunatamente, possiamo dire fortunatamente, ma come ha detto Igor all'inizio, in tutta la sua premessa iniziale, adesso c'è questa... indubbiamente questa presenza femminile, ci sono delle cose che convergono, possono far convergere su una presenza femminile nella scena del crimine, e per cui io sono rimasto francamente molto molto incuriosito da tutta la testimonianza resa dalla signora delle pulizie condominiali. Specifichiamo delle pulizie condominiali, da non confondere con la signora che faceva le pulizie nello studio, che è un'altra persona, che si chiama Aurelia Botto. Aurelia, sì, Aurelia è lei, quindi distinguiamo. Ecco, sono rimasto davvero molto incuriosito da questo, per cui c'è sì questa... Poi c'è questa discordanza fra il colore dei capelli, che la signora descrive biondi, chiari, e invece Marco Soracco ce la descrive, nella sua intervista al giornalista Pizzo, ce la descrive con capelli folti, lunghi, ma decisamente scuri. Ora, per il resto, lui cade dalle nuvole quando gli si chiede: ma possibile che lei non sapeva nulla? Ci poteva stare una persona che magari ronzava nei dintorni e aveva qualche mira su di lei, riferito sempre a Marco Soracco, ma lui rimane così stupito e quindi dice... In realtà, però, poi alla fine, fra le righe, si lascia scappare che una persona poteva starci, ma non si sarebbe mai aspettato che questa persona potesse avere qualche mira su di lui.
Ci può anche stare, per carità, che io, fra virgolette, Marco Soracco, magari c'è qualche... c'è una donna X in giro che ha manifesta un interesse per me, quindi io posso anche non saperlo, magari è a mia insaputa il tutto. E quindi poi magari questa persona X, questa donna X, si sia fatta magari un po' di... io parlo in maniera molto accessibile, si sia fatta dei film, chiamiamoli così, si sia fatta dei film che in realtà non esistevano, non avevano ragion d'essere, si sia fatta un po' delle fisse, diciamo, sia per quanto riguarda Marco Soracco, sia a maggior ragione per quanto riguarda la povera Nada. In realtà tutta una serie di film che non esistevano. Poi quando una persona magari si fa tutta questa serie di fisse, poi diventa, potrebbe anche diventare un po' dura, un po' complicato togliergliele dalla testa, voglio intendere. Però bisogna avere una testa particolare, per farsi, diciamo, per montarsi questi film, ma oserei dire anche paranoie. Però, ma oddio, di paranoici ne abbiamo a volontà in giro. Però io nel ripercorrere questa vicenda invece c'è una cosa che non mi convince. Posso dirla? C'era forse Giacomo che voleva dire qualcosa e poi... Sì, la... Giacomo, volentieri. Scusate, proprio al volo. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato da aggiungere prima, e ritorno a quello che diceva Marco adesso, noi ci dobbiamo sempre anche ricordare che Chiavari non è Roma, ma non è neanche Milano, cioè è veramente una piccola città di 14.000, 15.000 abitanti, eccetera. I faldoni sono tanti, le carte sono tante, perché sono passati 25 anni, eccetera. Ecco, molte volte, quando si riaprono le indagini dopo tanto tempo, no? Può anche darsi che in questi tanti faldoni ci sia qualche nome, qualche, no? Qualche persona sentita, qualche persona attenzionata, che però poi non si sia dato troppa attenzione, troppo importanza, no? Quindi ma io credo che la procura si stia rileggendo tutto molto attentamente, perché a un certo momento ricordatevi sempre cosa diceva, l'abbiamo detto 100.000 volte, il babbo di Simonetta, che lui era convinto che la verità di Via Poma era scritta in tutti quei faldoni. Bastava leggerli bene, magari li hanno riletti bene, io questo non lo so, però riallacciandomi a questi personaggi misteriosi, ora io posso capire se c'è un personaggio misterioso a New York o a Roma, lì fai un po' più fatica, a Chiavari ce la fai a capire un po' qual è il milieu di Soracco, della Signorini, di Nada, eccetera. Volevo solo aggiungere questo. No, è molto, molto importante quello che hai detto, perché la possibilità che alcune cose siano, diciamo, sfuggite o o il procuratore che allora appunto seguiva il caso non abbia valutato di prestare molta attenzione, beh, insomma, ce ne possono essere. Ed è importante che la procura rilegga con attenzione tutto quello che è emerso, anche perché, e questo ce lo insegna anche, insomma, ce lo insegnano i grandi delitti del dopoguerra, c'è poco da fare, no? Quando passa troppo tempo, le cose più importanti emergono nelle prime ore, non c'è niente da fare, no? È lì che si formano non solo l'impressione di chi sta indagando, ma anche i volti,
le dichiarazioni di chi è informato dei fatti, di chi ha visto, di chi può testimoniare. Certamente se si va a cercare oggi qualcuno che stava affacciato alla finestra o al balcone nel complesso di Via Poma, faccio un esempio a caso, e gli si chiede o le si chiede, no, se ricorda di aver visto uscire qualcuno o di aver visto qualcuno sostare nel cortile, beh, insomma, diciamo che, che la sua risposta lascia il tempo che trova, perché ovviamente è passato tantissimo tempo e quindi è difficile che non solo possa ricordare, ma soprattutto che possa ricordare bene, ma ancora di più che chi ascolta prenda per vero quello che sta dicendo. Ecco perché invece, quando le dichiarazioni sono riportate, quando i fatti sono descritti nei dettagli, allora la rilettura delle carte invece è importante, è molto importante. Come dicevi, come diceva Igor, anche per il caso di Via Poma, anche qui sono d'accordo, un ripartire da zero a questo punto. Perché non... Però se all'inizio i fatti sono stati raccolti in maniera orientata, per esempio... come diceva Igor, è importante anche che dall'inizio ci sia una tessitura diciamo precisa e anche un po' indiscriminata di questi fatti, che poi potremmo andare a rileggere dopo, perché se i fatti vengono mietuti, raccolti sulla base di certe idee che più tardi verranno sconfessate, non abbiamo una fotografia precisa di quei momenti iniziali. Invece, no, che dici, Igor? Che... No, che hai ragione, però per fortuna poi in realtà le persone sono state sentite a Chiavari come a Roma o come a Milano, sai, poi diciamo in certi momenti penso a svariati delitti che mi vengono in mente. E però in molti casi appunto è capitato che fossero sentite e poi tanti saluti, no? E magari certe posizioni non sono state approfondite. Certamente andare ad approfondire dopo 30 anni un alibi, beh, insomma, diventa totalmente impossibile, no? Ecco perché poi alla fine è importante che certe cose siano almeno state riportate. Io credo, temo, che per quello che riguarda il delitto di Via Poma alcune cose proprio non le hanno scritte, non so per quale motivo, ma così è. Speriamo che almeno una risposta su questo si possa avere. Altre sono state scritte con molto ritardo. Per quello che riguarda Chiavari invece devo dire che tutto quello che era possibile riportare è stato riportato. Resta poi il fatto che appunto Gebbia ha puntato Soracco ed è andato dritto per la sua strada, no? C'è il convincimento del giudice, no? È così che si chiama, e lui evidentemente era convinto che della colpevolezza di Soracco, della quale io, per esempio, sulla quale io non solo ho molti dubbi, ma insomma ritengo Soracco assolutamente diciamo estraneo al delitto, al fatto che il delitto, al momento nel quale il delitto è stato commesso. Igor, sono qui. Abbiamo una chiamata in linea. Pronto? Sera. Buonasera. Buonasera a tutti, sono Riccardo Conti da Milano. Buonasera Debora, siamo amici almeno. Ciao Riccardo. Su Facebook. E buonasera Igor e buonasera Iossi. Buonasera Riccardo. Come sempre complimenti, perché questo caso io non lo conoscevo moltissimo, ma devo dire che ormai
grazie anche a voi, me lo sono un po' studiato e anche questo devo dire è altrettanto interessante quanto quello di Via Poma, e ha delle, e anche delle, degli elementi che coincidono molto. E più che una domanda era questa la considerazione che volevo fare. Al di là delle nuove tecnologie che sicuramente possono dare delle svolte decisive alle indagini, io mi chiedo come sia possibile riuscire a risolvere un caso dove mancano due elementi fondamentali per arrivare a una soluzione. Cioè, da un lato un movente, perché qui io davvero non riesco a capire quale possa essere un movente, dall'altro lato anche l'arma del delitto, perché su questo in particolare volevo chiedere a Igor Patruno. Tempo fa, forse nella prima puntata, lei parlava della presenza di, se ricordo bene, c'erano delle statuette come del totem, degli oggetti, insomma, dei suppellettili che... Ce le posso far vedere? Fantastico, sì. Allora, proviamo a descriverle per chi non ci sta seguendo in, in video. Sono... due statuette di colore nero, c'è un totem. In realtà, se magari vengono dal Perù, sì, se mi dici la tua, anche la tua impressione, a me sembrano, potrebbero sembrare tranquillamente dei pezzi di una scacchiera, no? Cioè, quel totem sembra in realtà una torre, no? E sì. Il guerriero sembra un cavaliere, ecco, insomma, però devo dire, sono queste, ecco, ecco, le abbiamo fatte più vedere, che, più che vedo più che altro la silhouette, perché purtroppo la risoluzione non è altissima, ma le volevo chiedere quanto sono grandi, perché probabilmente c'è anche una un rapporto diciamo numerico. Quanto sono grandi questi oggetti? Sono alti circa 20 centimetri, la torre sì, raggiunge i 20 centimetri, il cavaliere è un po' più basso. E sono descritti dal punto di vista del materiale? Sì, sì, sono descritti, materiale vetrificato, in okay, materiale quindi... vetrificato, questa okay. è la descrizione che viene data. Perché appunto, per venire un po' incontro alle impressioni che penso un po' tutti possono rilevare guardando quelle immagini, sembra appunto, no, far parte come di una collezione, cioè farebbero pensare esatto. che oltre a quelle due ce ne fossero state magari anche altre, non so, esatto. Io vado veramente ipotizzando. Quindi io non so se poi effettivamente il peso, il tipo di appunto anche il tipo di conformazione in qualche modo fosse così, si potesse in qualche modo avvicinare anche alle tracce che sono state poi rilevate sul cranio della vittima e quindi anche a quelle schegge, penso di metallo, giusto? Erano descritte come schegge metalliche. Sì, in realtà... diciamo che Merlano, che firma la perizia sulle ferite, diciamo che si spinge un po' più in là e in verità anche il laboratorio della scientifica di Roma, dove poi sono arrivati tutti i reperti, e indicano come arma del delitto uno strumento da lavoro, okay. però non meglio identificato, no? Proprio per queste caratteristiche, diciamo, che potrebbe avere appunto uno strumento da lavoro, magari un lato un po' tondeggiante, e perché appunto le chimosi di cui parlavo prima hanno una strana forma, almeno tre hanno una forma simile, e l'altra parte invece acuminata, no? con un angolo. Infatti, guarda, voglio dire, questa storia sono talmente eterogenee nella loro forma che potrebbero quasi prestarsi, probabilmente questa è una suggestione,
Però mi chiedo a questo punto, se quegli oggetti erano lì presenti e non avevano una funzione specifica, non so se potevano essere utilizzati in qualche modo come fermacarte, adesso non so esattamente la loro collocazione iniziale, però mi chiedo se a questo punto ce ne fossero stati altri, uno o due, se all'assenza di uno di questi, dopo un delitto del genere, gli occupanti dell'ufficio, che, Soracco, ma anche le altre persone che gravitavano in quell'ufficio, l'avessero in qualche modo segnalata questa assenza, perché a quel punto sarebbe stato quantomeno un oggetto da cercare, perché come diceva prima, dunque Fabio, credo, mi scusi se non mi ricordo esattamente il cognome. C'è Giacomo e Marco. Giacomo Galanti e Marco Sciarretta. È stata totalmente una mia invenzione. Dicevo, uno degli altri ospiti che diceva giustamente, quella città non è né Milano né Roma, voglio dire, una ricerca nei tombini, una ricerca nella spazzatura, insomma, di quelle vie, io penso che la polizia, non so, probabilmente l'ha anche fatta. E mi sembra veramente strano fare scomparire nel nulla un oggetto che è appena servito per fare una strage di quel tipo. Cioè, mi sembra veramente curioso che anche questa volta, soprattutto, ecco, a differenza del delitto di Via Poma, che si è scoperto dopo un lasso relativamente lungo di tempo, che invece in questo caso, che insomma, il ritrovamento è avvenuto subito, che non ci fosse stata una mobilitazione generale per cercare immediatamente quantomeno, appunto, delle tracce, ripeto, nella spazzatura, perché penso che siano delle prime cose, no, che la polizia fa nel momento in cui deve cercare dei reperti, delle tracce, sangue e quello che probabilmente è anche servito per pulire, insomma, in parte l'assassino, perché poi, appunto, non mi pare, no, che ci fossero tante altre tracce di sangue sull'ascensore o sulle scale. Quindi in qualche modo questa presenza o veramente era come dire interna al palazzo e quindi si è rifugiata nel proprio appartamento e lì ha finito la polizia e è riuscita anche a liberarsi di questo oggetto, altrimenti Posso rispondere all'ascoltatore su questo punto? Mi sono ricordato una cosa. Non so se me la ricordo bene, però la dico. Per quanto riguarda il fatto di circoscrivere e delimitare l'area prospiciente il palazzo di Via Marsala, sì. Nei momenti immediatamente successivi all'omicidio, quindi quando già erano arrivati i soccorsi ed era arrivata la polizia sul posto, io, da quello che ricordo, forse Igor mi può correggere se sbaglio, quest'area prospiciente, il palazzo di Via Marsala, non venne neanche delimitata. Ah, fantastico. No, dunque, sì, venne delimitata, penso, soltanto un'area dove venne individuata una traccia che venne definita di verosimilmente ematica, e che non apparteneva alla scia lasciata dai soccorritori, perché appena arrivano intanto cercano di capire dov'era l'ambulanza, lo ricostruiscono un po' chiedendo, un po' seguendo la scia del sangue, dopodiché trovano sul marciapiede una traccia isolata e la delimitano. Hanno delimitato la traccia solo. Hanno delimitato la traccia. E quindi questo lo dice chiaramente nella relazione poi della scientifica. Viene diciamo circoscritta limitatamente alla zona. Poi sappiamo che quella traccia era probabilmente sangue, ma non sangue umano. Forse era il sangue di un cane. Però il problema che lì qualche altro animale, ecco, quindi già il fatto quella traccia non era sangue umano, ma ecco lì intorno c'era una moltitudine poi di folla,
che si è subito accalcata, si è formata probabilmente in pochi momenti, insomma, in pochi attimi già si era accalcata una folla abbastanza consistente, per cui questa quest'area esterna non è stata circoscritta. Questo è stato certamente un errore, è stato certamente un errore, però dovuto, credo, a quello che diceva Giacomo, cioè al fatto che quando sono arrivati questi, poi rendendosi conto, no, di com'era la situazione nella stanza dove era stato commesso appunto il delitto, hanno capito che era stato, diciamo che c'era stata un'aggressione. Poi Nada era ancora viva per quando sono arrivati, poi nel pomeriggio, nel primo pomeriggio è deceduta. Quindi però l'errore è stato commesso, così come è stato commesso l'errore di non bloccare immediatamente, perché questo racconta la Bacchioni. Io sono portato a crederle, poi è stata fermata, ma all'inizio, quando i poliziotti sono saliti per le scale, l'hanno vista che stava lavando. E non è stata fermata. Allora, tornando all'arma del delitto, a me vengono da fare due considerazioni. La prima considerazione è che intanto fa differenza se ha utilizzato qualcosa, un oggetto presente dentro quell'ufficio oppure no. C'è una differenza sostanziale. Poi faccio una piccola diciamo digressione sull'arma del delitto di Via Poma, anzi la faccio subito. Io continuo a non essere convinto che il tagliacarte sia l'arma del delitto. Poi magari avremo modo di parlarne, forse addirittura giovedì prossimo. Non ne sono convinto perché penso che per tutta una serie di motivi che appunto poi mi piacerebbe discutere con chi parteciperà, con gli ascoltatori. Chiaro, chiaro. Tornando invece lì dentro, in realtà c'è un altro oggetto che viene preso in considerazione, che è un vaso, che però viene analizzato, vengono analizzate le impronte, c'è una relazione, c'è una perizia tecnica che viene allegata agli atti dell'inchiesta, però ha la forma ovviamente tonda, no? Mentre invece qui ci troviamo appunto in presenza di un oggetto, questo lo dicono tutti quelli che hanno visto le foto, o lo dice anche chi ha fatto l'autopsia, che siamo in presenza di un oggetto, sì, che presenta una punta, un angolo tagliente, insomma, ecco. Quale questo oggetto possa essere, francamente non lo so. All'inizio, proprio leggendo le carte, ho scoperto che secondo la Mazzini, che era, diciamo, la stagista, mancava dalla scrivania, sarebbe mancato appunto dalla scrivania la cucitrice. Era una cucitrice, lei la descrive parte in metallo e parte in plastica, la descrive abbastanza bene. Poi in realtà questo viene messo a verbale, che manca questa cucitrice, che sarebbe sparita. Certo che bisogna essere però estremamente motivati ed estremamente, non so come dire, no, ma leggendo di poi per uccidere con una cucitrice, con una spiratrice. Esatto. Però c'era un altro elemento, no? C'era un altro elemento. Nella chiazza di sangue viene ritrovato il punto di una cucitrice. Questo è scritto chiaramente appunto nella relazione tecnica di sopralluogo. Quindi io, leggendo, no, parlandone anche appunto parlandone con un amico di questa cosa, avevo collegato i due
i due, le due, diciamo, la cucitrice e il punto ritrovato dentro la chiazza. In realtà poi la cucitrice salta fuori, non so se qualche giorno dopo, viene esaminata e nemmeno viene presa in considerazione, probabilmente perché appunto non ha le caratteristiche che il patologo aveva indicato per l'arma del delitto. Lì si parla, insomma, di ferite profonde, di qualcosa di tagliente, e probabilmente la cucitrice non ha nemmeno l'ampiezza necessaria per portare a superiore a, appunto ai 7 centimetri, per portare, diciamo, quel tipo di ferite. Poi non so che considerazioni siano state fatte. La fine della storia è che la cucitrice non viene sequestrata. Ecco, ho voluto raccontare questo perché è un problema, questo dell'arma del delitto, è un problema grosso relativamente al caso. Ecco, Igor, in chat ipotizzano anche una scarpa con il tacco a spillo, e devo dire, a me fa venire in mente anche che una scarpa col tacco a spillo può avere anche una fibbia che può lasciare un segno su un corpo che può sembrare un timbro. Impugnata e colpendo una persona col tacco a spillo e con la parte superiore di una scarpa scagliata addosso, può sia fare delle ferite, tra l'altro soprattutto se è indossata, no? Immagina, ma anche poi utilizzando la parte superiore dove può avere una fibbia, può questa fibbia scagliata con violenza dare delle contusioni che possono sembrare dei timbri di un qualche cosa. E la mia domanda è: ma che forma avevano queste specie di timbri trovati su queste ecchimosi? Ma dunque, in verità si parla della forma delle ecchimosi, non tanto dei timbri, cioè di timbri, insomma. Avevano, diciamo, una forma un po' particolare, come quasi di una virgola un po' pienotta, con una forma, insomma, una forma un po' particolare, e poi appunto con accanto un'altra piccola ecchimosi. Quindi e ce ne sono due o tre di queste, e infatti hanno colpito molto chi ha fatto chi ha fatto l'autopsia e poi anche chi ha visto le fotografie. Io comunque mi sento di escludere che possa trattarsi di del tacco di una scarpa, perché purtroppo quelle ferite non sono provocate dal tacco di una scarpa, sono ferite, sono delle lacerazioni orribili. Immagino anche questi tacchi, così come li descrive nella chat, saranno stati anche molto rumorosi, immagino, su queste scale che invece sembravano essere così silenziose e così poco, come dire, no? Cioè di tacchi probabilmente avrebbero sentiti dappertutto. Comunque l'ultima cosa, poi davvero vi saluto e vi ringrazio per le risposte e queste riflessioni condivise. Sarebbe stato molto interessante se, è vero che erano altri tempi dove si facevano molte meno fotografie, proprio così, insomma, nel quotidiano, ma se ci fossero state delle fotografie dello studio prima appunto, no, di questo omicidio, si potevano un po' confrontare per capire cosa c'era sulle varie scaffalature, insomma, per capire se ad esempio quelle statuine un tempo erano 3, 4 e se una è stata asportata e scomparsa. Io non so se magari appunto per qualche motivo, non lo so, qualche festa dello studio, qualche occasione da celebrare, c'erano delle fotografie di gruppo, che ne so io, di Soracco con i suoi clienti, e quindi magari si poteva percepire qualcosa di più dello studio prima appunto di quella data, di quell'omicidio, e a quel punto magari sarebbe stato interessante confrontare questo prima e dopo per capire qual è lo stato, diciamo, usuale
dell'ufficio prima dell'omicidio. Forse questo sarebbe servito anche per il delitto di via Poma. Comunque, niente, è una considerazione, quello che manca continua a essere l'arma del delitto. Vi ringrazio e grazie a tutti e ciao Deborah e grazie Igor e tutti gli altri. Ciao Riccardo. Grazie Riccardo, grazie. Igor, però questa virgola, insomma, in pratica questi segni su queste chimosi, no, ma non c'è una rappresentazione grafica di questi segni che possa aiutare? Sono una virgola e un punto? Una specie di virgola? Guarda, hanno una forma un po' particolare, magari vediamo se riusciamo a, più che a farla vedere, diciamo a rappresentarla in qualche modo, perché le immagini sono assolutamente... No, con un disegno, no, dico con un disegno. Sì, con un disegno, con un disegno. Per quello... Sì? No, dicevo, il riferimento alla scarpa, al tacco, al discorso che si era fatto un attimo sulla scarpa e sul tacco, no? Ma qui c'è quel... c'è questo benedetto problema di questo omicida che, tra l'altro, volevo aprire questa piccola parentesi, esce da lì senza macchiare le scale. Le scale, le suole delle sue scarpe, di questo ne accennavamo anche l'ultima volta, mi pare, le sue scarpe non lasciano tracce. Questo è un problema. Perché riesce a non, o riesce a non macchiarsi le suole delle scarpe, non se le macchia per niente, e quindi quando esce, voglio dire, siccome non vola, quindi lui le scale, lui barra lei, le scale le prende, le imbocca le scale in qualche modo, difficilmente prende l'ascensore, però non lascia tracce con queste scarpe. Facciamo un'ipotesi. Pensare che non si sia macchiato le suole per niente. Beh, proviamo a fare un ragionamento. No, ad esempio, poniamo che nel momento in cui questo soggetto maschile o femminile che fosse è entrato dentro la stanza, avesse già deciso di uccidere, anche perché io credo che Nada sia stata, non lo credo solo io, che Nada sia stata aggredita nel momento in cui molto probabilmente era iniziata con questo soggetto o con maschile o femminile una sorta di discussione, probabilmente a Nada non faceva piacere di vedere questo tizio o questa tizia lì, poniamo, no, per ipotesi, che appunto il soggetto in questione avesse deciso di uccidere. La prima cosa che fa, a mio avviso, si toglie le scarpe, poi molto probabilmente, se ha addosso uno spolverino o qualcosa del genere, se lo toglie, forse se l'era già tolto salendo oppure entrando nell'ufficio, e dopodiché magari indossa una giacchetta con quei strambi bottoni, commette l'omicidio, poi si rimette le scarpe, si mette lo spolverino ed esce. Magari prima di uscire si pulisce in cucina, o forse nemmeno si pulisce, magari aveva delle salviette, non lo so, pulisce, si guarda, vede, secondo me non entra nel bagno, non c'è proprio entrato, magari... nel bagno, all'inizio... si guarda con uno specchio, no? Magari poniamo che sia una donna, ha uno specchio, si guarda, vede, si sistema, no? Lì per lì toglie, copre quello che c'è da coprire ed esce. Esce e sparisce. Magari poniamo che avesse, diciamo come ipotesi, diciamo assolutamente di lavoro, poniamo che avesse il motorino là sotto, prende, scompare, non lo vede o non la vede più nessuno. Ci mette 5 minuti per sparire, cioè 5 minuti, ci mette 5 secondi per sparire. Ecco,
No, perché tra l'altro il motorino, la bicicletta, che ne so. Tra l'altro sparisce in modo fulmineo, viene, non viene notata, non... Guarda, io penso che il movente di questa, come ha detto prima Giacomo, il movente di questo omicidio è una rabbia smisurata. Una rabbia smisurata. Senz'altro. Quindi è un soggetto che certamente ha dei problemi a controllare la rabbia. Quindi la rabbia che esplode, ma non credo che abbia problemi. Io non penso che si tratti di un soggetto stupido, cioè non credo che si tratti di una persona stupida. Poi probabilmente c'è anche una certa dose di fortuna, magari in quel momento non la vede nessuno, oppure l'hanno vista perché, o l'hanno visto perché una serie di segnalazioni in realtà ci sono state, segnalazioni anonime, diciamo che per il momento non aggiungo altro, però c'è una rete anonima, ci sono anche telefonate e, ecco. Igor, allora sì? Scusami, abbiamo un'altra chiamata, bene, pronto? Sì, sì, buonasera. Pronto. Buonasera. Buonasera. Buonasera, mi chiamo Fabio. Niente, volevo fare un breve intervento. Innanzitutto partirei col dire che quello che ha detto Giacomo Galanti nel suo intervento precedente, a cui tra l'altro voglio fare i complimenti per lo splendido podcast su Via Poma, quindi ci tenevo a farglieli. Grazie. È certamente frutto, diciamo, della ragione e del buon senso, no? Ha detto delle cose assolutamente sensate, non c'è il minimo dubbio. Detto questo, mi permetterei di mettere in fila alcuni elementi che dal mio punto di vista sono certamente molto significativi. Allora, il primo è questo, diciamo, se è vero che l'omicidio si è consumato tra le 9 e le 9:10, potrei dire un'inesattezza, nel caso correggetemi pure, però credo che quella sia la fascia temporale. Ecco, diciamo che tra le 9 e le 9:10 è un ufficio, come dire, è aperto al pubblico, lo sappiamo, lo sanno tutti, insomma, no? E quindi a mio avviso il bardo omicidio può essere stato compiuto solo da un soggetto pienamente consapevole di avere le spalle coperte. Cioè, a mio parere è stata l'azione di una persona che sapeva benissimo che in quel momento lì sarebbe stato molto complicato, molto difficile, no? Che potesse essere preso. Possiamo anche ipotizzare che sia stata l'azione di una persona con problemi psichici, magari colta da un raptus. Ecco, se così fosse, credo che sarebbe stata presa 2 minuti dopo, perché voglio dire, anche come dire, la rappresentazione molto precisa che ha fatto Igor all'inizio della trasmissione di questa sera tratteggia uno scenario, direi, come dire, quasi apocalittico, no? Diciamo, questa ragazza che è stata l'orrore, io non trovo un'altra parola, l'orrore. Ci troviamo di fronte all'orrore. Esatto. Hai colto perfettamente. Esattamente. Ora, quindi chi ha ucciso senza ombra di dubbio è una persona che ha mantenuto un grandissimo sangue freddo, perché alle 9 di mattino, soprattutto come dire in una zona centrale come quella in cui abita Soracco, c'è gente, la gente passa, e quindi se tu esci imbrattata di sangue è molto complicato che nessuno ti veda, no? Ecco. Quindi, e se avessi un mezzo per allontanarti, ad esempio, e se l'omicidio fosse stato commesso 10 minuti prima? Questo chiaramente. Un quarto d'ora prima? Certo. Ma allora, se non ricordo male, un condomino ha sentito proprio, come dire, no, un tonfo intorno alle ore 9, se non. Anche qui potrei dire che l'immediato. No, ricordi benissimo, 9:01, un tonfo metallico viene descritto, poi è stato raccontato in tanti modi, come una porta che sbatte, come un oggetto metallico che cade. Quindi diciamo che nei fatti io sono
portato, immagino anche Giacomo, vero? A prestare abbastanza fede a questa testimonianza. Sì, io credo anche che siamo di... Allora, qui non è difficile dire che l'assassino o l'assassina sia andata in via Marsala quel giorno per uccidere. Può darsi, non lo possiamo sapere perché non conosciamo. Però dal tipo di violenza, dal tipo di ferite, di colpi, sembra quasi che a un certo momento proprio si è esploso qualcosa. Io sono portato a pensare che qualche disturbo questa persona ce l'abbia. Qualche disturbo della personalità, ecco, sì, sicuramente c'è, probabilmente sì. Probabilmente sì. Comunque, diciamo che non siamo certi di quell'ora. Sappiamo che alle 9:01 si sente questo tonfo e sono portato a ritenere che, appunto, la persona, anche lei è morta, ahimè, che tra l'altro accudiva una donna molto anziana, che era la madre, che aveva 92 anni e che non era autosufficiente, però era molto era una persona molto 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 attenta a tutto quello che accadeva, tant'è che ad un certo punto noi abbiamo la certezza che scende a chiudere il portone perché sa che la donna delle pulizie lo lascia sempre aperto. Ecco, in tutto questo accade quello che dici tu, cioè questo soggetto, maschile o femminile che sia, si allontana. Continua, ecco. Ti ascoltiamo. Grazie. Quindi, come dire, questa è dunque la mia ipotesi. Ecco, io ritengo comunque che sia assai improbabile che sia uscita o uscito chiaramente da quella palazzina in quelle condizioni. Ecco, questa è una mia ipotesi, una mia idea, diciamo. Poi un altro elemento che ritengo, come dire, vada messo in campo è questo, cioè è verissimo, no? Cioè noi quando, come dire, ci troviamo male al lavoro, talvolta magari esasperiamo poi quella che è la realtà dei fatti, no? Magari. Però c'è un elemento che secondo me va ricordato, cioè che il libretto di lavoro ce l'aveva Nada. Allora, tutti noi sappiamo che il libretto di lavoro, quando esisteva, ormai non esiste più, era sempre tenuto dal datore di lavoro, mentre il lavoratore lo riprendeva solo quando, diciamo, solo in presenza di dimissioni o di un licenziamento. Quindi questo è un altro, ripeto, elemento che secondo me va tenuto a me in mente. Poi un altro, io adesso ripeto, li sto mettendo in fila, non voglio poi, come dire, no? Poi dirò anche quella che è la mia sintesi, però intanto li voglio mettere in fila. Un altro elemento secondo me interessante da ricordare è che un conoscente di Soracco avrebbe testimoniato che lo stesso Soracco gli avrebbe detto qualche settimana prima del 6 maggio, no? Se non ricordo male, che sarebbe successo qualcosa di grosso. Ora, sarebbe molto interessante capire se effettivamente si tratta di una menzogna, il motivo per il quale un soggetto terzo avrebbe dovuto dire agli inquirenti una menzogna simile. Perché se è vero, allora è chiaro, come dire, no? Che siamo portati in una certa direzione. Ma se questo non è vero, per quale motivo questo soggetto avrebbe dovuto dire una cosa così grossa anche a seguito di quello che poi è accaduto, punto di domanda? Chissà se sono state fatte, come dire, no, gli approfondimenti del caso. Sono stati fatti. No, ma li hanno fatti, li hanno fatti. Ah. E questo amico di Soracco si presta insieme agli inquirenti a incontrare Soracco intercettato. Due volte, Soracco naturalmente non lo sapeva, lui si presta per andargli a ricordare questa cosa che lui ha raccontato, ma Soracco gli dice, ma guarda, io non mi ricordo di aver detto una cosa del genere, quindi finisce lì, giusto Igor? È giusto, sì, diciamo che
dalle intercettazioni che sono state fatte non emerge Soracco sembra davvero cascare dalle nuvole relativamente a questo elemento. Poi Soracco fosse dopo l'omicidio diventato prudente, perché ovviamente tu guarda no, che cosa è accaduto appunto a Via Poma, no? Sono diventati tutti prudenti, cioè nessuno ha più detto nulla in relazione a un omicidio, anche quello drammatico, violento. Ecco, è comprensibile, è umano, anche se è magari non condivisibile. Sarebbe stato meglio se avesse spiegato, ammesso che abbia detto questa cosa. Soracco ha continuato a negare. Ecco, questa precisazione credo che andasse fatta. Continua. Certo, ti prego, certo, continua. Certo. Ecco, no, quindi come dire, quello che però voglio sottolineare nuovamente è che se effettivamente questa come dire, dichiarazione, questa cosa l'ha detta, insomma, come dire, un peso ce l'ha indubbiamente. Se invece questa cosa non l'ha detta, sarebbe, ribadisco, estremamente interessante capire il motivo per il quale questo soggetto terzo abbia poi fatto una testimonianza di quel tipo. Perché, voglio dire, se io conosco la persona X e, come dire, so che la persona X in quel momento è coinvolta, diciamo, in un'indagine, beh, come dire, sto molto attento, sono molto cauto nelle mie dichiarazioni, insomma, no? Ecco, a meno che non abbia, come dire, un obiettivo, magari, come dire, nascosto. Non lo sappiamo. Diciamo sì, che il dottor Paolo Bertuccio, lo sanno tutti il nome perché è noto, essendo stato, diciamo, addirittura intervistato da Lucarelli, se non vado errato. Anche da Pizzo, anche da, forse da Rinaldi. No, Rinaldi. Da Rinaldi, sì, per chi l'ha visto. Beh, insomma, lui va spontaneamente a fare questa dichiarazione. Tutto quello che racconta viene in qualche modo confermato anche da Soracco, viene confermata la situazione. Cioè, loro erano stati insieme ad un convegno, poi si fermano in un locale, parlano a lungo, non so, adesso non ricordo se hanno cenato insieme, se hanno preso qualcosa, se hanno bevuto insieme, comunque insomma... Comunque è accaduto intorno alla mezzanotte. Esatto, intorno alla mezzanotte tutto, diciamo, viene confermato tutto da Soracco. Il contenuto anche del dialogo, ovviamente Soracco non conferma di aver detto questa cosa. Ecco, certamente c'è una domanda alla quale non si riesce a dare una risposta, cioè appunto, se non è vero, perché Paolo Bertuccio ha sentito la necessità di andare addirittura in questura a rilasciare delle dichiarazioni relativamente a un delitto. Se è vero, viene da chiedersi perché Soracco non l'ha spiegato. Resta una di quelle cose così, insomma, sospese. Purtroppo non abbiamo nulla per capire. Quello che abbiamo lascia intendere che Soracco fosse davvero sorpreso quando Paolo Bertuccio gli dice: ma tu ti ricordi che mi hai detto eccetera eccetera, e lui dice: no, ma davvero ho detto questa cosa? Cioè, insomma, sembra in buona fede, poi non lo so, ecco. Certo. Ecco, no, ma ricordiamoci che ultimamente nel caso di Denis Pipitone abbiamo visto anche persone che sono andate dagli inquirenti a dichiarare delle cose non vere. Beh, però lasciami dire che è un ambiente culturale completamente diverso, un ambiente sociale e culturale completamente diverso. Qui stiamo parlando di un ambiente borghese, cioè dove
può accadere anche, come dire, può accadere anche di peggio, no? Di quello che può accadere in un ambiente come quello appunto legato al caso di Denis Pipitone. Ma accade in modo diverso, accade probabilmente, non lo so, magari perché uno cerca il suo attimo di notorietà, non lo so, ecco, mi viene da pensare. Esattamente, un po' sconcertato dall'atteggiamento del collega di Marco Solacco, insomma, che l'ho visto in quell'intervista di Rinaldi, ma non ho capito francamente perché abbia avuto tutta questa esigenza improvvisa di andare lì, raccontare questo, e poi lui tra l'altro lo racconta anche con una certa drammaticità questo episodio, mentre lo vedevo proprio, cioè coglievo nel suo volto questa drammaticità nel raccontare questa cosa, come chissà cosa stesse raccontando lui in quel momento, no? Perché per me la faceva un po' troppo, per dirla in termini molto terreni, la faceva un po' più grossa di quello che era, penso, Adesso, vabbè. Sì, comunque, insomma, non lo sappiamo, non siamo in grado di dare una risposta. Siamo in grado, vabbè, poi ognuno... Lasciamo terminare appunto il nostro amico che ci ha chiamato, perché altrimenti rischiamo di arrivare ad oltre la mezzanotte se continuiamo ad interromperlo, vai. Grazie. No, ecco, l'ultima cosa che secondo me è molto significativa è la seguente. Allora, se un omicida compie un crimine così efferato in un contesto molto particolare come quello di un ufficio alle 9 di mattina con tutte, no, come dire, le problematiche del caso, beh, la cosa che, diciamo così, lucidamente parlando, avrebbe dovuto fare, cos'era? Lavarsi eventualmente e poi uscire in maniera furtiva e andarsene, insomma, o come dire, trovare un luogo appartato dove magari attendere prima di dileguarsi. E secondo me è completamente fuori da ogni logica il fatto che l'assassino, l'assassina anzi in questo caso, no, verrebbe da dire, abbia risposto al telefono, perché il telefono, diciamo, dello studio di Soracco è squillato per ben 2 o 3 volte, se non ricordo male. Ora, qual era il motivo che ha portato la persona che in quel momento si trovava dentro lo studio ad alzare la cornetta? Non è che forse aveva, come dire, stava aspettando magari una telefonata per confermare quanto magari accaduto, questa è una mia ovviamente ipotesi, e sentendo invece la voce di una cliente o di un cliente abbia cercato appunto di liquidarla in poco, dicendo no, questo non è lo studio di Soracco, ha sbagliato un numero e ha buttato giù il telefono. Cioè non vedo alcuna logica nel rispondere a una telefonata alle 9.05, 9.06, quello che è, quando invece, come dire, un assassino, come dire, avrebbe dovuto come dire, avere in mente tutt'altro, cioè cercare di capire cosa fare, cosa non fare per non essere beccato, per non essere trovato. Quindi anche questo. E qual è la conclusione di questo ragionamento che hai fatto? Qual è la tua visione? La conclusione è, a mio parere, potremmo trovarci di fronte a un'azione ben calcolata e magari che abbia coinvolto, diciamo, almeno 2 persone, direi una mente e un braccio. Questa è una ipotesi che, diciamo, avanzo, perché mi sembra davvero complicato immaginare che un crimine sia di quel tipo sia potuto avvenire in un contesto come quello e poi appunto con un fantasma l'assassino si fosse dileguato senza essere, diciamo, visto da nessuno. Mi sembra molto molto complicato. Io in questo vedo veramente, come dire, un qualcosa di particolarmente ben architettato fino ai minimi dettagli. Magari, come dire, mi sbaglio, però questa è la mia sintesi, la mia conclusione. Un omicidio premeditato. Assolutamente, sì, assolutamente sì. O forse rispondeva al telefono perché sperava di sentire la voce della persona che stava davvero aspettando che arrivasse lì. Sì, come ha detto poc'anzi, appunto,
il nostro ascoltatore, sì. Perché in effetti a me lascia un dubbio l'orario di questo delitto per una considerazione, perché appunto Marco Soracco ha detto che lui arrivava sempre in ufficio 5 minuti prima delle 9 o alle 9 e che quella mattina il suo arrivo in ritardo alle 9:10 era stata un'eccezione. E se questo è vero, allora chi aveva magari preso di mira quell'ufficio e magari poteva avercela con Marco Soracco è andato lì a quell'ora perché si aspettava di trovare lui e non ha trovato lui, e se l'è presa con chi ha trovato? Non potrebbe essere andata anche così? Ma insomma, non lo so, francamente non lo so. Giacomo, tu che dici? Vuoi rispondere intanto al nostro ascoltatore? Perché insomma, lui parla di omicidio premeditato. Devo confessarti che qualche sospetto ce l'ho avuto anche io in questi giorni. Allora, io credo, allora è difficile dirlo. Di certo con quella violenza con cui è stata uccisa Nada, l'assassino o l'assassina, insomma, aveva una rabbia tale che può far pensare anche che covasse, no? Covasse da giorni, da tempo, questo omicidio. Prima cosa. Sul telefono, a me viene da dire questo invece. Io mi immagino questa persona che ha ucciso Nada e, oppure mentre la sta uccidendo, adesso non lo so, inizia a sentire squillare il telefono. Può essere anche perché risponde? Perché magari è un elemento disturbante il suono del telefono. Io sono lì, non voglio farmi sentire da nessuno, devo scappare, inizia a suonare il telefono. Se poi il telefono inizia a squillare, a squillare, a squillare, oh, quello è un piccolo appartamento, un piccolo condominio, magari, ma che ne so, qualcuno sentiva, Soracco scendeva. Quindi può darsi che abbia anche risposto per far smettere il trillo del telefono, ecco, questo io penso. Che non è una cosa da escludere. Che non è una cosa da escludere, anche se insomma. Sì, poi ricordiamo che hanno ecco un altro elemento, anche qui lascia il tempo che trova. La signora che telefonava dice che a risponderle sarebbe stata una voce di una donna non giovane, avanti con l'età, diciamo. Sicuramente la donna ha riconosciuto, perché è difficile confondere la voce di un uomo e di una donna. Sul fatto che dal telefono uno possa capire se è giovane, se è vecchio, se è di media età, ho qualche dubbio, perché non vuol dire, cioè, ci sono anche degli studi a proposito, cioè la voce che tu senti al telefono registrata è difficile capire che età, da che persona la persona quale età abbia, quindi non sarei sicuro che abbia risposto una donna anziana, ecco, diciamo. Bene, credo che insomma abbiamo cercato di dirti un po' quello che pensiamo. Io relativamente alle telefonate ci metto anche il fatto che sussiste l'ipotesi che possa anche aver sbagliato numero, anche se insomma lei è piuttosto certa di aver composto esattamente quel numero, anche perché lo aveva segnato su un foglietto. Vorrei, se posso, l'ultimissima cosa, poi veramente tolgo il disturbo. No. Quello che ha detto ci hai fatto fare un sacco di ragionamenti, guarda, anzi ti ringraziamo. Grazie a voi. No, riprendendo quello che ha detto un attimo fa Giacomo, è vero, no, che ci può essere l'ipotesi del momento di disturbo, no? Ecco, però cioè, voglio dire, se uno stacca lo spinotto, di fatto il telefono non squilla più, quindi sarebbe stato molto come dire, più facile staccare lo spinotto piuttosto che rispondere, farsi sentire da una persona terza che poi effettivamente ha testimoniato quello che sappiamo tutti di fatto, no? Ecco. Ma hai ragione, per carità, innanzitutto. Ma magari aveva già sporcato tutto il pavimento, ecco, da quella parte, dalla parte dove stava lo spinotto. Lasciava un'impronta digitale, ma poi comunque, esatto. Secondo me, però, io non sono un criminologo, neanche uno psicologo,
chissà cosa scatta nella mente di una persona che commette un delitto così efferato in quei momenti. Credo che si possano compiere i gesti più insensati, anche incomprensibili. Certo. Il problema è che quel telefono non è sporco. No, fra l'altro. Assolutamente. Beh. Grazie mille e buona continuazione. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Ciao Fabio. Allora Deborah, che succede sulla chat? Così poi magari andiamo verso la conclusione. Sì. Sono state fatte molte domande. Allora, sia sul discorso arma, sul discorso movente, su ambienti che possono essere stati indagati oppure no. Per esempio, ben due persone chiedono: ma non è stato indagato l'ambiente della chiesa, della parrocchia che frequentava Marco Soracco? Perché sappiamo che Nada invece il weekend andava nel paese dove viveva suo papà, tornava insieme alla mamma in quel paese, per cui se andava a messa andava lì e non andava a Chiavari, no? Andavano nell'oratorio di San Rocco a messa, se non ricordo male, insomma. Giacomo, forse sì, puoi rispondere tu. Allora, guarda, ovvio che sono... Diciamo che nelle indagini un controllo in questo ambiente è stato fatto, un controllo anche abbastanza attento, ecco, diciamo. Sono arrivate telefonate anche a un parroco, insomma, controlli sono stati fatti. Rimane sempre il solito discorso, questi controlli, quanto peso si è dato a certe informazioni, punto interrogativo. Comunque hanno controllato anche lì, sì, hanno controllato. Per cui, perché anche, diciamo che anche il delitto di Lidia Macchi a Milano, no, aveva fatto pensare a un ambiente con... Beh sì, allora però... la chiesa. Sì, però aspetta, il delitto di Lidia Macchi, che conosco piuttosto bene, lì è proprio, allora, la ragazza faceva parte di Comunione Liberazione, Binda, che per chi non lo sapesse è quello che poi è stato assolto, cui è stato fatto un processo, era uno che frequentava Comunione Liberazione, lei era andata a trovare un'amica e quindi poi vennero indagati il prete e altri ragazzi perché lei era da poco tornata da una vacanza, quindi insomma proprio lì l'ambiente era proprio quello, poi che l'omicida sia di quell'ambiente nessuno lo sa, non si può né confermare né escludere. Ecco, però anche Marco Soracco apparteneva a Comunione e Liberazione, o mi sbaglio? Io questo non lo so, io so che lui era il padre, allora, mentre la madre era una professoressa, il padre era stato un dirigente della Democrazia Cristiana. Soracco mi pare fosse iscritto all'UDC, al CDU di Buttiglione, insomma comunque... Sì, ad un certo punto fanno un gruppo di dissidenti, non so se nel 95, ho letto addirittura diciamo una sorta di manifesto politico firmato anche da lui, dove si parla appunto di rinnovamento, quelli sono anni, sono gli anni dell'inchiesta di Mani Pulite, e quindi diciamo che la Democrazia Cristiana viene decapitata a tutti i livelli dalle inchieste che si susseguono, e loro, ricordando di essersi candidati alle precedenti elezioni per la Democrazia Cristiana, dicono di non essere però più d'accordo con il gruppo dirigente appunto della Democrazia Cristiana e di voler continuare a richiamarsi ai valori appunto cattolici. Beh, quindi però è da sottolineare bene che comunque la famiglia Soracco è una famiglia molto in vista, molto in vista. No, non è una famiglia qualunque, a chiara, esatto. Ecco, mettiamola così. Ecco, una cosa che fa notare Daniela Bartolucci sulla chat: di recente ho ascoltato un'intervista della dottoressa Bruzzone, la quale riferisce che la natura delle ferite venose e non arteriose
non avrebbe fatto uscire tanto sangue subito, quindi chi ha commesso l'omicidio non si sarebbe necessariamente sporcato così tanto di sangue, perché la gora che poi si è formata dopo, mano a mano, ma lentamente, e non in modo così simultaneo da imbrattare una persona in un modo poi da renderla impresentabile appena uscisse dall'appartamento. Voi cosa pensate? Non è un dettaglio da poco questo qui, secondo me, perché mi pare anche nella puntata di Lucarelli, quando fa appunto questo, le ipotesi, Consiglio Bozzi, no? Sì, dice, fa, sicuramente si è sporcata, però un conto è essere imbrattati, allora no? Scena da macello. Un conto, sai, qualche schizzo. Ma se c'hai qualche schizzo e c'hai il cappotto nero, facciamo degli esempi, non lo so, oppure qualche schizzo, cioè, sì, non è una tu esci dal palazzo e poi prendi un mezzo, oppure ti infili in una strada perché magari abiti non troppo lontano. Può anche darsi che qualcuno non ti noti perché è con degli schizzi di sangue, ecco, diciamo. Ecco, perché appunto questa ipotesi sulla emorragia venosa praticamente va a smentire il fatto che una persona possa essersi imbrattata in maniera così evidente, ecco. No, io non sono naturalmente un esperto di queste cose, però gran parte degli schizzi a me sembrano da brandeggio. Hanno la classica forma appunto allungata degli schizzi da brandeggio. E quindi sono stati provocati dall'azione omicidiaria, dal movimento dell'arma, della mano, quindi però qui ci vorrebbe davvero uno studio molto preciso. Ecco, una cosa che dice Valerio Scrivo, che questa sera aveva un incontro da qualche parte, non so dove, e quindi non ha potuto partecipare, è che davvero, ad esempio, le tracce dinamiche andrebbero studiate dettagliatamente, perché possono raccontare molto, possono raccontare da dove vengono, come si sono formate, come sono arrivate lì. Ecco, ovviamente nel 96 questo non era nemmeno lontanamente pensabile che potesse essere fatto. Ecco, poi una domanda di Ettore: ma Nada non confidò ai familiari cosa non le andava bene in quell'ufficio? Si dice sempre che voleva andarsene, ma perché? Voi lo sapete? Marco, vuoi rispondere tu? Ma penso che su questo Nada è stata, in base alle confidenze che faceva la madre, specie negli ultimi tempi, si manteneva un po' sul generico. Diceva che era stufa, molto stufa di quel posto di lavoro, e avrebbe fatto di tutto pur di andare via da lì. E talché, ricordiamo ancora una volta, la madre stessa poi trovò quel famoso foglio con la lista di tutte le agenzie di pulizia, delle ditte di pulizia di Chiavari, che Nada stessa si era scritta a parte, proprio per a ulteriore dimostrazione del fatto che la ragazza, insomma, era fortemente intenzionata a lasciare quello studio, e quindi a mollare quell'attività. E niente, avrei fatto di tutto, dice, pur di andarmene da qui. Io vado anche mi adatto anche a fare la donna delle pulizie, vado a pulire, che so, le scale nei condomini, nei palazzi, vado a fare questi servizi, ma io voglio andare via da lì perché non ce la faccio più. Poi, tra l'altro, ci sono su questo, per quanto riguarda i motivi per cui che chiedeva la persona in chat riguardo a questa domanda, i motivi specifici su cui che facevano
ormai avevano scatenato quest'ansia di nada e questa voglia di andarsene. Bisogna rifare anche un altro passo indietro ai primi di gennaio del 1993 addirittura, quindi parliamo di 3 anni e mezzo prima quasi dell'omicidio, in cui sul suo diario c'è riportata quell'altra famosa frase: non sopporto più. Questo poteva essere un motivo predominante, non sopporto più, ha usato un certo termine, nada, un certo termine che non ripetiamo, verso il suo datore di lavoro, non sopporto più quel, e non vedo l'ora di andarmene da qui, perché mi tocca sopportarlo tutti i giorni. Questo accadeva ai primi di gennaio del 93, per cui quando poi fu sentito anche su questo punto Marco Soracco, cercò di glissare, di dribblare la domanda dicendo: ma francamente io, anche qui lui cadde dalle nuvole e disse: io non ho, disse, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio, non me l'aspettavo assolutamente, non ho mai notato, non avevo mai notato. Dunque nada lavorava con me dal 1991, precisiamo, e non mi aspettavo assolutamente questa cosa, e per cui non riesco a capire perché lei abbia usato questi termini, questo modo di dire, questo modo di scrivere nei miei confronti, e non, oltre a non aver mai colto in lei nessuna manifestazione di atta a fargli capire che lei volesse mollarlo, nel senso di mollare il lavoro, assolutamente lo nega, lo negava e continua a negarlo fermamente questo. Per cui, ecco, non... Ma vediamo se riusciamo ad aggiungere... Ecco, aggiunge, alla fine Soracco aggiunse un'altra cosa rispondendo, disse: ma francamente non capisco, se aveva tutta questa voglia di andarsene, come mai sia rimasta poi qui per 5 anni, quindi dal 91. Perché questo poi nel 93, all'inizio del 93, accadde... fu ritrovata questa frase di Nada scritta nel diario, e quindi poi lì Nada però effettivamente resta per altri 3 anni e mezzo quasi nell'ufficio. Ma io diciamo che aggiungo solo qualcosa, diciamo che Nada parlava benissimo l'inglese, stava studiando il tedesco, è assai probabile che non le andasse a genio l'orario che faceva in quell'ufficio. Tieni presente che era costretta a comprimere tutto il tempo libero tra le 7, in realtà poi quando andava ad inglese era riuscita a farsi sostituire per mezz'ora dalla mamma di Soracco, perché ovviamente quell'ufficio aveva la necessità di restare aperto fino alle 19, quindi l'orario pieno. Lei all'inizio inizia a lavorare con un part time, poi l'orario pieno francamente non gli andava bene, così come non gli andava bene il tipo di lavoro. Era un orario pieno, perché l'orario suo era dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Alle 19, 15.30, 19, una cosa del genere. Però fino alle 7 di sera. Questo, esatto. Questo poi e quindi doveva comprimere nello spazio rimanente, okay. Per cui arrivava tardi a casa, alle 21, alle 21.30, il fatto di andare in palestra, il fatto di andare ad inglese. Quindi si trovava certamente in una situazione non gradevole. Poi non gli andava bene probabilmente nemmeno il tipo di lavoro, il fatto che dovesse aggiornarsi su argomenti dei quali probabilmente non gliene fregava assolutamente nulla. E io ritengo sia conducibile questo al fatto che Nada fosse, volevo ricollegarmi a quello che diceva Giacomo più di un'ora fa a inizio puntata, e penso sia semplicemente ricollegabile
al fatto che tutti, chi di noi, come diceva lui, alla fine ha sempre manifestato qualcosa contro il datore di lavoro. Chi di noi non si è stufato di un datore di lavoro, di un capo ufficio, no? Ecco, di un... succede a tutti, ma per dire, qualche volta addirittura è successo anche a me, ma che non... però ecco, ha detto una cosa... anche una cosa strana, però c'è una contraddizione, perché se tu sei logorato dal posto di lavoro, sei un po' in burnout, sei stufo, non ti piace il datore di lavoro, diventi sempre meno zelante, sempre meno attento. Lei invece era una persona che andava lì in anticipo, che, si preoccupava, che era molto precisa. La mamma di Soracco dice che era impeccabile, precisa, non perdeva un colpo. Non perdeva, di solito è strano, no, questa cosa. Questa cosa è strana, però è vera, perché Soracco stesso dice che lei preferiva molto spesso staccare magari anche 10 minuti, un quarto d'ora dopo, pur di finire correttamente il lavoro, di portare a termine il lavoro della giornata, oppure arrivare anche un po' prima, non magari un'ora prima, un 10 minuti. Ecco. Sì, poi diciamo che c'erano anche delle questioni personali, nel senso che noi non abbiamo ovviamente la certezza, ma io non me la sento di mettere in dubbio quello che Nada dice alle sue amiche. Alle sue amiche dice che ad un certo punto Marco Soracco la invita a cena dopo il famoso mazzo di rose con il biglietto anonimo che viene recapitato a casa di Nada. La mamma lo vede nella macchina, il mazzo di fiori sta nella macchina, quando Nada la va a prendere per andare poi a Rezzoaglio, Alpepiana, la frazione di Alpepiana, dove quello, scusa, dove c'era scritto a breve invito a cena. Sì, esatto, era quello, allora quel biglietto lì. E di questo Nada continua a parlare per anni, perché lo racconta anche ad una nuova amica che frequenta la palestra con lei, insomma, che Nada fosse impeccabile è fuori di dubbio, perché non lo dice solo la mamma, non lo dice solo la zia, lo dicono anche alcuni dei clienti dello studio che sono stati interrogati, sono stati sentiti anche appunto su Nada, appunto, no? Su come si comportava. In realtà sono stati sentiti per capire il meccanismo di apertura della porta, no? L'accoglienza del cliente, come la avveniva. Luce accesa, la luce accesa, Nada che apriva la porta e a volte aspettava sul pianerottolo, no? O dentro l'ufficio, ma con la porta aperta. Però ecco, c'è una cosa qui anche: lei si affacciava anche, usava quasi sempre affacciarsi prima, evidentemente se qualcuno citofonava da giù si affacciava per vedere chi era. Però non lo poteva vedere perché così. No, non lo poteva vedere perché l'appartamento, allora, due finestre danno sul cortile dietro, ah, okay, e le altre finestre danno sulla vetreria, no? Quindi non poteva vedere chi aveva citofonato. No, lei in realtà apriva la porta. Questa cosa che lei usava affacciarsi, forse ricordavo male qui. No, non è affacciarsi alla finestra, è aprire la porta e attendere, no, con la porta aperta, con la porta dell'ufficio aperta, che il cliente salisse. Questo viene descritto sul ballatoio lì, attendere con la porta. Sì, questo viene descritto da numerosi clienti, no? come un evento che è ripetitivo, no? Quindi diciamo che alla fine
è un meccanismo che viene sciolto, no? Un meccanismo di comportamento che viene compreso, no? Perché viene chiesto? Perché vogliono capire se chi è entrato era conosciuto da Nada, e qui facciamo... Nada gli ha aperto perché lo conosceva o la conosceva, ecco. Quindi ci sono tutti questi elementi che, ma ce ne potrebbe anche essere uno quale non abbiamo... quello della luce accesa compare anche quella mattina dell'omicidio, perché... però sempre a proposito della domanda, ci potrebbe anche essere l'elemento che appunto lei se ne volesse andare perché magari questa persona gli aveva creato dei problemi. Non sto parlando di Soracco, sto parlando di chi l'ha uccisa. Sì, sì. Ecco, però non aggiungo altro, anche perché non ho nessun elemento per andare oltre. Lo penso. Mi ricollego un po' a quello che diceva. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Bene, allora... torneremo presto a parlare del delitto di Chiavari, e tante persone ci stanno ancora ascoltando, tante sono passate appunto ad ascoltarci, grazie a tutti quelli che ci hanno tenuto compagnia anche telefonandoci. Debora, a te la conclusione, i saluti. Beh, la conclusione è che rimaniamo comunque in attesa di novità e osserviamo da vicino gli sviluppi di questa storia, e penso che poi nel momento in cui accadrà qualcosa saremo pronti a riunirci di nuovo per discutere di quanto potrà emergere, sperando che emerga qualcosa di interessante e di verificabile, ecco. Speriamo di essere anche un po' sorpresi, no? Alla luce di quello che ci diceva giustamente Giacomo, di essere sorpresi nel senso che ci siano magari delle cose che non conosciamo, degli elementi che gli inquirenti hanno e che non sono stati diffusi, non sono stati pubblicizzati, ma che sono nelle loro mani e che magari anche a distanza di tempo potranno essere utilizzati per delineare una pista credibile e percorribile. E per cui noi siamo qui, osserviamo sempre, siamo sempre pronti poi con i nostri ascoltatori ad aggiornarli. E io vi ringrazio moltissimo, ringraziamo grazie. Anche il nostro patron Daniele Bronzi, grazie a tutti voi, che ci tiene sempre le porte aperte, Vera Gritzman di Florence International Radio, e i nostri ospiti Giacomo Galanti e Giacomo, Marco e Igor Patruno. Grazie. E il nostro regista Riccardo Pimpini, che però non ho nominato adesso perché so che è andato a nanna, per questo non l'avevo nominato. Da un pezzo. Bene, grazie, buonanotte ragazzi. Buonanotte. Ciao. Alla prossima. Fiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla, dentro i tuoi occhi specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin, oh Merlin.